Allora, la Costituzione del nuovo Stato, gli Stati Uniti d'America, già nel 1777 i rappresentanti dei 13 stati costituenti, delle 13 ex colonie britanniche, avevano stabilito i cosiddetti Articles of Confederation, articoli di confederazione. Questo testo può essere, anzi, va considerato come la prima costituzione americana, statunitense più precisamente, anche se ovviamente era molto, era un testo molto, molto esile, molto schematico, asciutto. Che però appunto configurava il nuovo Stato come uno Stato confederale, come una confederazione. Mentre 10 anni dopo, i rappresentanti degli ormai indipendenti 13 stati americani elaborarono una nuova Costituzione molto più ampia, molto più articolata, molto più dettagliata e soprattutto di impostazione federale. Cioè, autocostituirono gli Stati Uniti d'America non più come una confederazione, ma come una federazione. Allora, qual è la differenza? Beh, innanzitutto diciamo a livello, qui c'è un problema di classificazione, a livello di classificazione stiamo parlando, questa differenza è relativa alla forma di Stato, no? Ricordate che noi abbiamo distinto la forma di Stato e la forma di governo. La forma di Stato, fondamentalmente le forme di Stato sono due, me le ricordate voi? Repubblica e Impero Regno. E Regno, che poi può essere, se multinazionale, un impero. No, l'impero è un regno multinazionale, quindi volendo appunto due o tre se vogliamo separare l'impero, ma in realtà concettualmente, no, il discorso è più forma di Stato, Repubblica, Regno, che poi può essere anche impero. Sia una Repubblica, sia un regno, ovvero ancora di più un impero, possono essere o unitari o federali o confederali. Quindi la distinzione tra confederazione e federazione specifica ulteriormente, differenzia ulteriormente le forme di Stato. In questo caso, naturalmente, entrambe le costituzioni, sia quella confederale del 1777 sia quella federale del 1788, perché entra in vigore poi nell'88, quindi un anno prima della prima rivoluzione francese, così è più facile ricordarsi, ma anche capite le connessioni cronologiche, ma che possono anche avere un valore causale. Sono entrambe però di base, come forma di Stato, ovviamente repubblicane, sono entrambe repubblicane,
Ma appunto la prima era una costituzione repubblicana confederale, la seconda è una costituzione repubblicana federale. La terza possibilità è unitaria, una repubblica unitaria o un regno unitario, vuol dire che no, non c'è un'autonomia o addirittura un'indipendenza, no, di stati all'interno, no, dello stato complessivo. Allora, mi spiego. Entriamo nel merito. Che cos'è una confederazione? Una confederazione è, si può dire, proprio uno stato a livello minimo, inteso come associazione di più stati che mantengono la loro completa indipendenza, che quindi hanno eventualmente un loro parlamento, un loro governo, una loro autorità suprema. Ma che si impegnano ad avere, questi diversi stati indipendenti, si impegnano ad avere un'unica difesa militare, un unico comando militare e un'unica politica estera. E quindi un'unica autorità relativa alla politica estera. Un unico, per così dire, ministro degli esteri. In questo senso una confederazione propriamente è come un patto di alleanza a tempo indeterminato. E senza condizioni, un patto di alleanza perpetuo, incondizionato. Sia alleanza, sia difensiva, sia offensiva, perché quindi proprio totale. Sì, a tempo indeterminato, però con la possibilità della recessione, no? Siccome è un contratto, siccome si può recedere, ovvero la Confederazione ammette solitamente il diritto alla secessione di uno Stato. Se uno Stato, cioè non è proibito all'interno di una confederazione, chiedere e ottenere l'indipendenza totale, la secessione dalla confederazione, l'uscita dalla confederazione. È chiaro? Quindi capite? No, adesso cominciate a capire. Invece, una federazione, certo, è sempre uno stato federale, è uno stato, per così dire, mosaico, formato da tanti stati, sempre indipendenti. Ma in realtà meno indipendenti, quindi sempre indipendenti con il loro Parlamento, con la loro Corte di Giustizia, con il loro governo, con eventualmente l'autorità suprema, ma un po' meno indipendenti questi stati di quelli che fanno parte invece di una confederazione. Perché? Perché quello che si chiama propriamente Stato federale, potere federale, cioè appunto il potere della federazione, per esempio degli Stati Uniti come federazione del Massachusetts, del New Hampshire, eccetera, eccetera, no? Questo potere centrale federale è decisamente più ampio, cioè non riguarda
solo l'esercito, cioè la difesa e la politica estera, ma anche la politica finanziaria, innanzitutto quella monetaria, quindi moneta unica, banca centrale, la politica economica, la politica fiscale, cioè ci sono delle imposte federali, non solo delle imposte dei singoli stati, ma delle imposte federali, l'imposta appunto dello Stato federale unitario, tra virgolette. Naturalmente anche ovviamente nella politica economica rientrano le relazioni commerciali. Questo all'inizio solo questo. Poi con la storia degli Stati Uniti i poteri federali si sono ampliati, quindi per esempio, no, vale anche per la politica interna a livello di ordine pubblico. In questo senso l'esempio più chiaro di cos'è uno Stato federale l'avete quando guardate i film o i telefilm americani, polizieschi, gialli, eccetera, no? Per cui c'è sempre uno stereotipo ricorrente dei film americani gialli polizieschi. L'FBI che si impiccia agli affari. Esatto, lo scontro, la rivalità e spesso il conflitto tra la polizia locale, cioè la polizia, per esempio, della California, e invece l'FBI. Federal Bureau of Investigation, che è la polizia federale, è la polizia del governo centrale, del governo federale. Adesso poi vedremo, appunto, in questo senso, negli Stati Uniti e in tutti gli stati federali ci sono parlamenti locali, governi locali, autorità locali, e c'è un parlamento invece federale, un governo federale, una suprema autorità federale. E tra lo Stato federale e gli stati che ne fanno parte vi è una distribuzione, una diversificazione di poteri e competenze. Un po', no? In parte lo Stato federale, in parte gli stati federati. Prego. Magari, l'Unione Europea non è quasi nemmeno una confederazione, comincia ad essere una confederazione, ma un po' sfilacciata. Come? Ha la moneta unica. Sì, è un ibrido, ha la moneta unica, ma il governo centrale dell'Unione Europea dipende dai governi locali degli stati, non c'è un governo autonomo. L'organo, poi lo faremo, l'organo sovrano decisionale dell'Unione Europea è la somma dei capi di governo di tutti gli stati che ne fanno parte. Recentemente è stato istituito un commissario, un ministro per la politica estera, però per esempio non c'è un esercito comune, quindi non c'è propriamente una difesa comune. Cioè, comunque, sì, domanda giusta, interessante. Poi ce ne occuperemo l'anno prossimo, in particolare quando ci arriveremo nel programma di storia. Questo però è preliminare. Vi posso aggiungere che nel 2001 c'è stato anche un referendum di approvazione di una riforma costituzionale della Costituzione italiana in senso federale. Anche se i pareri sono molto diversificati, per alcuni, grazie a quella riforma costituzionale, a quella modifica costituzionale, l'Italia è diventata da Repubblica unitaria è diventata una Repubblica federale, per altri invece non è ancora, in realtà non è una vera riforma federale. In realtà no, le regioni non hanno ancora sufficienti per poteri, soprattutto in materia fiscale, non hanno ancora un'autonomia e indipendenza fiscale, per cui
secondo questi critici, non possiamo parlare di Stato federale per quanto riguarda l'Italia, ma al massimo semifederale. Questo è il parere di alcuni, ripeto, altri invece ritengono che siamo già una Repubblica federale, perché appunto le regioni si sono trasformate in stati relativamente indipendenti. I consigli regionali sono il Parlamento, il Consiglio regionale della Lombardia è il Parlamento della Lombardia, la giunta regionale è il governatore della Lombardia, è il, corrisponde al presidente, anzi, è, anzi corrisponde al capo del, poi dell'esecutivo, al capo del governo. Ok. Torniamo agli Stati Uniti d'America alla fine del Settecento. Avete capito? Avete qualche altra domanda per chiarire le cose? Allora, innanzitutto abbiamo questo passaggio da una repubblica confederale a una repubblica federale, federativa. Perché? Cosa succede in quei 10 anni? Succede che c'è il problema dei nuovi territori ad ovest, soprattutto nel nord-ovest, al di là appunto degli Appalachi, quelli famosi su cui già i coloni americani, no, avevano delle aspettative prima della guerra dei 7 anni, che erano cresciute dopo la guerra dei 7 anni, vi ricordate? Naturalmente adesso che sono indipendenti, no, possono colonizzare finalmente quelle terre come volevano, possono soddisfare la loro aspettativa. Il problema però è mettersi d'accordo, il problema è appunto come accordarsi in mancanza di un potere centrale. Quindi l'elite dirigente americana, che puntava di più sull'espansione e il rafforzamento degli Stati Uniti, ovviamente voleva un potere centrale più forte, ma lo voleva anche per motivi economici, perché si sarebbe formato un mercato interno più vasto, più sviluppato, con meno problemi, meno intralci. E anche poi le esportazioni, no, se ne sarebbero avvantaggiate. Quindi per motivi politici, per motivi economici, quantomeno la maggioranza della classe dirigente degli Stati Uniti d'America opta per la federazione, ovvero per l'istituzione di un potere centrale federale più forte, che naturalmente riduceva l'indipendenza degli stati facenti parte della federazione. Infatti ci fu una forte opposizione. Infatti anche per questo nel 1861 cosa succederà? Gli stati del sud attueranno una secessione dicendo: no, noi eravamo in origine una confederazione, vogliamo tornare a essere una confederazione. Capite? No, infatti poi si fecero chiamare confederati, no? Avete presente? I sudisti in realtà erano i confederati contro i federati, perché volevano il ritorno alla Costituzione del 1777. E consideravano quella del 1788 un abuso, un sopruso, un'imposizione di alcuni stati, fondamentalmente appunto quelli del nord, su altri, quelli del sud. Ok. Per il momento però viene varata, approvata, entra in vigore la nuova Costituzione federale, appunto come vi ho detto, nel 1788,
che si basa sulla ripartizione dei poteri il potere legislativo al congresso, questo è il nome del Parlamento degli Stati Uniti, bicamerale, formato dal Senato, e dalla Camera dei Rappresentanti. House of Representatives. Sono, dunque, il Senato ha circa 100 senatori, mentre la Camera ha 400, intorno ai 450, meno di 450. Ma la cosa, la differenza principale è nelle modalità di rappresentanza. Allora, la Camera dei Rappresentanti, che più o meno corrisponde alla nostra Camera dei Deputati, è eletta in base al sistema, poi ve lo spiegherò, uninominale maggioritario, in proporzione comunque ai votanti, indipendentemente dallo stato di appartenenza. No, però è chiaro che gli stati più popolati eleggono più rappresentanti nella Camera dei Rappresentanti, no? Proprio perché comunque la rappresentanza è più o meno proporzionale, è proporzionale all'entità della popolazione. Prego. Non ho capito com'è il sistema della Camera, il nome. Si chiama sistema elettorale maggioritario uninominale, però ve lo spiego un'altra volta perché è troppo complicato. È il sistema che usava anche l'Inghilterra, che usa tuttora anche la Gran Bretagna, meglio, che tuttora. Cioè. Invece, per il Senato, tutti gli stati hanno due rappresentanti, due senatori. Cioè, la rappresentanza è paritetica in base... Due per ogni stato, infatti 50 per 2 uguale 100. Ci arrivo perfino io, incredibile. Giusto, no? Giusto? Rassicurato. Perché? Appunto, in questo senso il Senato è proprio una Camera federativa, nel senso che cerca appunto di mettere tutti gli stati in una condizione di parità. Quindi di controbilanciare il fatto che a livello di Camera dei Rappresentanti gli stati più popolati hanno più rappresentanti, quindi hanno più voce in capitolo, hanno più potere, e quindi questo potrebbe danneggiare gli stati meno abitati, con meno abitanti, e quindi creare una situazione di squilibrio, di conflitto. E dunque il Senato cerca di, nonostante che comunque le leggi devono avere l'approvazione di entrambi i rami o le camere del congresso, cioè del Parlamento, e quindi, no, in questo senso. Però, come vedremo, il legislativo in parte è anche del Presidente della Repubblica, che peraltro detiene completamente, salvo il controllo naturalmente del congresso, quello certo, il potere esecutivo. Allora, perché il Presidente ha anche in parte il potere legislativo? Perché oltre appunto a essere il capo del governo, quindi è lui che sceglie i ministri, sceglie, no, la politica
esecutiva ha il diritto di veto sulle leggi votate dal Congresso. Cioè, se una legge non gli piace, può bloccarne l'entrata in vigore. Cioè, può rimandarla al Congresso. E il Congresso può invece obbligare poi il Presidente alla promulgazione solo se la rivota con due terzi, con una maggioranza di due terzi. Quindi una maggioranza qualificata, una maggioranza superiore alla maggioranza assoluta. Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei membri di un consiglio, di un organo collegiale. Il Congresso, allora, il Senato viene eletto ogni 4 anni, la Camera dei Rappresentanti, i rappresentanti invece ogni 2 anni, anche se non completamente. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è eletto, seppure indirettamente, ma è eletto dalla popolazione. Come ben sapete, ci sono le elezioni presidenziali. Perché dico però che non è proprio un'elezione diretta? Perché, come avrete acquisito dalle ultime recentissime elezioni negli Stati Uniti, gli elettori votano dei loro rappresentanti, dei grandi elettori stabiliti in un certo numero per ogni Stato, e poi questi grandi elettori votano il candidato preferito. Però sostanzialmente è comunque un'elezione a suffragio universale, benché appunto non venga rispettato, come ben sapete, il criterio proporzionale, perché la Clinton, che ha perso, in realtà ha preso un numero maggiore di voti, ma ha eletto meno grandi elettori. Benché abbia preso in modo aritmetico un numero maggiore di voti, di molto maggiore di voti di Donald Trump, però non ha vinto, perché ha eletto meno grandi elettori, cioè ha avuto dalla sua parte meno grandi elettori. Finisco dicendo che per questo motivo, dal punto di vista della forma di governo, la Costituzione americana è una democrazia presidenziale, non parlamentare, ma presidenziale, perché il presidente eletto direttamente, eletto dal popolo, seppure, ed è per 4 anni il capo indiscusso dell'esecutivo, ha il potere di veto, può farsi rieleggere, ma con il limite di 2 mandati, che non era un limite originario, in realtà fu posto negli anni 50, fu introdotto negli anni 50. Nella prima Costituzione americana non c'era nessun limite. Ultimo organo, quello giudiziario, e me ne vado, è la Corte Suprema. 9 giudici, è come corrisponde alla nostra Corte Costituzionale, quindi è la Corte di Giustizia di livello massimo. 9 giudici nominati dal Presidente, ma con il consenso del Senato. Ma la nomina presidenziale deve essere ratificata dal Senato. Tenete presente, infine, quello che vi avevo già detto, che all'inizio la legge elettorale della Costituzione americana, all'inizio, non era democratica, era censitaria, cioè non concedeva il diritto di voto a tutti, ma soltanto
ai proprietari, a coloro che avevano un certo reddito e quindi davano un certo contributo fiscale, un certo, il censo, per censo si intende il reddito stabilito come base dell'imponibile fiscale, dell'imposizione fiscale.